Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi rientrata in Olanda. Sono finalmente tornata a casa dai gattoni, mi siete mancati tantissimo. Ho provato ad essere regolare con i video, ma quando sono in Italia è sempre molto difficile. Comunque ragazzi, oggi finalmente io non vedevo l'ora di tornare a casa e di spacchettare tutto con voi perché ho fatto degli acquisti pazzi da Fendi, da Prada e soprattutto da Bottega Veneta e ho lasciato tutto impacchettato mentre ero via perché dovevo assolutamente aprire tutto quanto con voi. E oltre al mio shopping pazzo e ai miei soliti danni, vi faccio vedere anche alcune cosine che mi sono arrivate dai brand di make up, alcune novità dei marchi che più vi e mi piacciono. Iniziamo subito con Pixi. Mi è arrivato questo pacchetto bellissimo con i nuovi blush on the go. Ed eccoli qua i tre blush on the go. Sono in tre diverse colorazioni: una un po' più pesca corallo, l'altra è un rosa più chiaro e delicato. E poi c'è questo che è molto più forte, forse adatto alle carnagioni più scure. Come sapete, già ho il On the Glow, lo stick semplice per idratare la pelle, ve ne avevo già parlato, è un prodotto che mi piace molto. I prodotti come questo, quindi blush, terre, illuminanti in stick, mi piacciono soprattutto in estate su una pelle abbronzata che non ha bisogno di fondotinta, magari al massimo un po' di BB cream. Questi sono ottimi. Poi questo ve l'ho appena fatto vedere su Instagram, ma so che non tutti quelli che mi seguono su Instagram mi seguono anche qui su YouTube, quindi ve lo faccio vedere anche qui. Qui questa meraviglia è il pacchetto con l'SOS kit appunto di Clinique e all'interno ci sono tutti i prodotti per una skincare completa, in particolare per le pelli miste a tendenza acneica che tendono ad avere brufoletti e imperfezioni di questo genere, come la mia. Per quanto riguarda Clinique, so che i loro prodotti migliori sono proprio quelli per le pelli miste e hanno una selezione di prodotti skincare davvero super super ampia. E all'interno di questo pacchetto troviamo il detergente anti imperfezioni. Poi qui c'è l'esfoliante che va a rimuovere tutte le cellule morte e riduce anche l'oleosità della pelle, quindi ottimo, specialmente con la stagione calda in cui la mia pelle inizia a diventare molto più oleosa e più grassa di quello che è in inverno. Poi c'è questo che è un trattamento mirato e che non solo combatte le imperfezioni già in corso, ma aiuta anche a prevenire quelle future. Poi c'è l'idratante per il viso, naturalmente importantissimo, oil free per le pelli miste grasse. E poi ultimo prodotto c'è il fondotinta, questo è appunto l'Anti Blemish Solution. Mi hanno però spedito purtroppo la colorazione 02 che è Fresh Ivory, che ho già testato ed è decisamente troppo scuro per me, ma non escludo magari di abbronzarmi un pochino quest'estate rigorosamente sempre con la protezione 50, naturalmente mi conoscete, ma se dovessi prendere un pochino di colore, siccome la mia tonalità molto probabilmente è la 01, avere il fondotinta numero 02 significa che appunto se mi abbronzo un pochino posso utilizzare questo. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Benefit, adoro i pacchetti Benefit, sono sempre super colorati. Qui ci sono diverse cosine, ragazzi, diverse novità. La prima è la Hoola Glow, che è la versione luminosa della terra Hoola, che come sapete è tra le mie terre preferite di sempre. Questa è la versione classica che mi hanno spedito. Eccola qua, la Hoola è completamente matte. E poi, eccola qui all'interno c'è anche il pennellino, e poi c'è appunto la nuovissima Hoola Glow, che devo dire è luminosa ma decisamente non troppo esagerata, glitterata eccetera, quindi molto portabile anche per me. Sì, c'è anche il blush California che io conosco e che amo tantissimo. Eccolo qua che è su questo colore pescato con dei riflessi dorati. Poi, altra novità, ci sono i California Kissing Color Balm dei balsami labbra
idratanti e colorati. Le colorazioni che ho sono la 333 Berry e la 77 Pink Rose. A parte che il pack è super super carino, devo dire, di questi lip balm. E queste sono le colorazioni. Una è appunto un pochino più accesa, l'altra un pochino più scura, e andiamo a provarli. Sono naturalmente traslucidi, però devo dire che il colore si vede, sono parecchio pigmentati per essere dei lip balm, mi piace. No vabbè, quanto posso amare Benefit. All'interno c'è anche questa pochette, questa busta da mare rigorosamente rosa, e la figata è che all'interno è completamente impermeabile, quindi ottima davvero per la spiaggia. Poi da Charlotte Tilbury mi è arrivato questo pacchetto che è decisamente brutto, ma i prodotti sono fantastici, e tra l'altro ho visto che mi hanno spedito anche la mia matita labbra preferita. Questa è la Lip Cheat colore Pillow Talk. Quando indosso questa matita mi chiedete sempre che rossetto sto utilizzando, e appunto spesso indosso soltanto questa matita senza rossetto, perché le matite Charlotte Tilbury sono talmente morbide, talmente scriventi, che si possono indossare anche da sole, non seccano affatto le labbra. Quindi super felice di avere un nuovo backup per questa. E poi vediamo altre cosine che mi hanno spedito. Allora, qui c'è la Airbrush Flawless Foundation, il fondotinta effetto airbrush, e le colorazioni sono 2 cool e 3 neutral. Mi hanno spedito 2 colorazioni. Penso che la colorazione adatta a me sarà la 2 cool, perché il mio sottotono è un sottotono freddo, ma staremo a vedere. Sono curiosa perché ho sentito parlare molto di questo fondotinta. Lo testeremo in qualche video assieme, o qua su YouTube o su Instagram o su TikTok, da qualche parte lo testeremo assieme. Adoro. Poi mi hanno spedito anche il rossetto in colore Pillow Talk, che non avevo, ho sempre applicato soltanto la matita, ma sono super contenta adesso di avere anche il rossetto. Questa tonalità è il nude perfetto per me, perché non è troppo giallino, è un pochino più sul rosato, non è troppo chiaro, non è troppo scuro, insomma per la mia carnagione è il nude perfetto. Poi mi hanno spedito anche la Airbrush Flawless Finish Powder. Questa è una cipria sempre ad effetto airbrush. Adoro il pack dorato. Eccola qui, è trasparente. Ultimamente mi stanno piacendo molto di più le ciprie compatte, perché litigo sempre con quelle in polvere che mi svolazzano ovunque. E poi mi hanno spedito altri 2 prodotti. Uno è questo Lip Luster, che è un rossetto lucido. Molto carino il pack anche di questo. E la colorazione, wow, la colorazione mi sembra perfetta per me. Questi, lo sapete, questi sono i colori labbra che io preferisco, e non vedo l'ora di provare anche questo. Ultimamente stanno andando tantissimo i rossetti lucidi, e anch'io sto iniziando sorprendentemente ad utilizzarli nell'ultimo periodo. Non uso soltanto più rossetti opachi. E poi mi è arrivata anche la Brow Cheat Micro Precision, la matita sopracciglia in colorazione taupe, che dovrebbe essere perfetta per me. Preferisco per le sopracciglia sempre più colorazioni fredde, le colorazioni calde, quindi quei marroncini che virano un po' sull'aranciato non mi stanno per niente bene, e questa dovrebbe appunto essere perfetta
scelta sia come tonalità che come sottotono. La testeremo assieme, ma così vedendo lo swatch mi sembra ottima. Poi da Revitalash mi è arrivato un nuovo Siero Ciglia Revitalash Advanced. Come sapete, le mie ciglia sono cresciute in maniera smisurata da quando ho iniziato ad utilizzare i sieri per le ciglia. Questo è appunto Revitalash, ma ho usato moltissimo anche il siero di Herbarst, che sia per ciglia che sopracciglia sono entrambi fenomenali. Insomma, le mie ciglia non sono mai state più lunghe, più spesse, più nere, più curve di così. È un prodotto miracoloso. Almeno questi due che ho testato sono prodotti miracolosi e sono molto contenta di averne un altro perché un siero, cioè una boccetta, come si chiama? Un flaconcino mi dura sui 2 mesi e non voglio mai smettere di usare questo prodotto perché voglio che le mie ciglia continuino ad essere così wow e quindi sono molto contenta di averne già uno pronto quando finirò quello che sto utilizzando in questo momento. Ho finito però quello di Herbarst purtroppo, ma sto continuando ad utilizzare solo questo. Poi da Diego Della Palma mi è arrivata la nuova collezione Cruise Wanderlust, bellissimo il pacchettino, è stupendi veramente i prodotti. C'è la palette Tribal Queen, questa è una palette occhi e viso. E questi sono i colori che troviamo all'interno. Peccato che questi due siano piuttosto simili. Molto belli e interessanti l'oro e l'argento in questa palette. Poi c'è la Tribal Bronzing Powder, che è una mega terra con dei leggeri riflessi dorati, anche questa deve essere stupenda su una pelle abbronzata davvero. Questa matita occhi è stupenda, è di un bellissimo colore bronzo luminoso, veramente splendida per l'estate. E poi altro prodotto super interessante, questo eyeliner semipermanente. Wow, no, vabbè ragazzi, pensavo fosse semplicemente un eyeliner glitterato, ma dà un effetto metallico che non avevo mai visto prima. Wow! Poi c'è l'olio My Goldness, che è anche questo assolutamente da utilizzare su pelli abbronzate, rende la pelle super luminosa e dà questo effetto appunto pelle baciata dal sole che io amo sulle pelli abbronzate. La mia non sarà mai così, lo sappiamo, ormai ci abbiamo fatto una ragione, però amo sugli altri. Amo ufficialmente Diego Della Palma per aver creato questo prodotto. Questo è un lip balm colorato con fattore di protezione 50. Vorrei che più marchi facessero prodotti labbra con fattore protezione 50 più, perché questo è 50 più. E questa è la colorazione, è un bellissimo nude, molto naturale, naturalmente traslucido come tutti i balsami labbra, ma questo è ottimo da indossare anche quando siamo esposti al sole perché appunto è non voglio dire scudo totale, ma se applichiamo e riapplichiamo la protezione 50 più è molto simile ad uno scudo totale per la nostra pelle, quindi adoro, adoro, adoro. E poi, ultimo prodotto, c'è questo lip gloss. Anche questo ha dei micro glitterini, è molto molto brillante ed è simile come colorazione al nostro lip balm, quindi molto naturale, ma questo appunto è anche super 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 sparkly. Molto interessanti anche questi, sempre di Diego Della Palma mi sono arrivati i nuovi lip liner Stay On Me che sono 100% waterproof, mi hanno spedito tutta la gamma di colorazioni, sono molto naturali, veramente sono tutte le tonalità possibili di nude, adoro. E stavo pensando, ditemi se è una cosa che vi può interessare, stavo pensando di filmare un video in cui realizzo un make-up 100% waterproof e poi
lo testo nella mia piscina qua a casa per vedere se sono appunto i trucchi 100% waterproof. Fatemi sapere se è un video che vi può piacere. Comunque adoro, adoro le matite labbra, specialmente ultimamente. Spesso appunto non indosso più rossetto, ma solo matita labbra, quindi super happy di questo regalo. Ma arriviamo finalmente ai miei acquisti di lusso pazzi. Non so da dove iniziare. Potremmo iniziare da Fendi. Eccola qui la busta con fiocchetto di Fendi. Ragazzi, voi non avete idea, ogni volta che io faccio acquisti, poi non tocco, cioè lo sapete, poi non tocco nulla, lascio lì tutto quanto fino a quando vi filmo il video haul, ed è sempre stra difficile per me non spacchettare e vedere lì tutte le cosine e non toccarle, quindi spero apprezziate. Voglio veramente una sfida ogni volta. Comunque, vediamo che cosa ho preso. Avrete notato ultimamente che mi stanno piacendo tantissimo i cerchietti. Questo è quello che mi è stato regalato da Saint Laurent e ha le mie iniziali. Amo, e quindi ne ho preso un altro da Fendi, che è questo con il logo monogram e con i colori classici di Fendi. Appena l'ho visto me ne sono innamorata, e questa appunto è la dust bag e all'interno c'è l'etichetta. Adoro, adoro, adoro. Adesso che ho l'extension e ho molta più massa, cioè molti più capelli, mi piace tantissimo indossare anche cerchietti un pochino più grandi come questo, perché prima non penso mi stessero benissimo, onestamente. Adesso mi sto sbizzarrendo un pochino di più e sono contenta perché vedo che questo cerchietto è molto largo e molto comodo, specialmente sulla parte che va dietro le orecchie, perché quella è la parte che mi fa sempre tanto tanto male. Nei cerchietti vanno a premermi tantissimo la parte dietro le orecchie, spesso mi viene anche il mal di testa e sono felice. Di solito mi succede più con i cerchietti metallici, però non con quelli in stoffa, ma questo ha veramente la forma ideale. Sono l'unica che ha questo problema con i cerchietti. È una cosa che capita anche a voi, perché io penso sempre di avere la testa di una forma strana, perché quasi tutti i cerchietti mi fanno male, devo andare io manualmente ad allargarli. Mentre in realtà tutti i cappelli mi stanno larghi, quindi non ho una testa particolarmente grande, però evidentemente penso di avere, non lo so, tipo le ossa qui dietro l'orecchio troppo pronunciate, quindi i cerchietti mi fanno male. Insomma, tutto questo per dirvi che questo invece sarà molto comodo e riesco già a capirlo dalla forma che ha. Quindi questa è la cosina che ho preso da Fendi. Poi sono stata anche da Prada ed ho fatto i miei soliti acquisti pazzi anche qui. Vi faccio vedere prima la cosina più piccolina che ho preso e che in realtà si collega alla cosa più grande che ho preso. Adesso capirete. Comunque, questo è il pacchetto. Molto carina questa, come si chiama, questo nastrino con il logo in metallo. E all'interno c'è, non ho tantissime cose di Prada, devo dire, non è uno di quei marchi come Chanel o Dior per cui impazzisco, però a volte trovo delle cosine che veramente mi piacciono moltissimo e non voglio farmele scappare, tra cui queste due che ho preso adesso. Questo, aiuto, questo è il pacchettino. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, non poteva mancare la mia musichetta spacchettamento. Ta-da! E questo, ragazzi, è un fermacapelli rosa con il logo del brand. Eccolo qui più da vicino, molto molto carino, rosa, molto semplice. Dietro appunto c'è semplicemente la clip per applicarlo ai capelli. In realtà prima ho preso quello che troviamo all'interno di questa busta e poi ho visto il fermaglio, mi sono detto ok, devo assolutamente prendere anche questo. Allora, qui all'interno c'è semplicemente, penso che ci siano fattura, sì, e cose del genere. Ma arriviamo, ta-ta-ran, ta-ta-ran, alla nuova baby, ragazzi, ta-ta-ran.
Allora, vi faccio una piccola premessa. È una borsa super che era già molto famosa anni fa e che adesso è tornata tantissimo. Il fatto è che quando andava di moda anni fa non mi piaceva e quando l'ho rivista adesso mi sono detta: oh mio Dio, non la prenderò mai. Poi però l'ho vista di colore rosa e me ne sono innamorata, anche perché il prezzo onestamente per essere una Prada non è altissimo, certo è comunque un pezzo di lusso eccetera eccetera, però se lo confronto con Chanel o con Dior, ecco, una borsetta per quel prezzo non la troverei mai. E questa è la mia nuova baby. Spacchettiamo anche questo pezzetto. Così ve la faccio vedere bene. E ho visto adesso che c'è anche scritto qui Re-edition 2000. Era una borsa appunto che si vedeva tantissimo nei primi anni 2000 e l'hanno riproposta. Che cosa ne dite? Io sono impazzita quando ho visto il colore di questa borsa e mi piace il fatto che non sia particolarmente delicata e quindi io non sono particolarmente delicata con nessuna delle mie borse, a dire il vero. Nonostante mi piacciono tantissimo, sono sempre dell'idea che siano degli oggetti e quindi non mi condizioneranno la vita, che devo stare lì a stare attenta ad ogni cosa. Certamente sto attenta, ma a volte mi piace anche non dover fare troppo caso, e questa è fantastica perché è assolutamente indistruttibile come materiale, può bagnarsi, insomma, non rischio di rovinarla come alcune borse in pelle. Fatemi sapere che cosa ne pensate. È molto molto Nicole. Lo stesso modello però di colore nero che si vede ovunque, non mi piace, non mi fa impazzire, ma questa dovevo prenderla, del rosa perfetto. E appunto quando ho visto che dello stesso logo era disponibile anche il fermaglio, li ho visualizzati già assieme su di me e non potevo non prenderli entrambi, quindi queste sono invece le cosine che ho preso da Prada. E arriviamo finalmente al mio nuovo super acquisto da Bottega Veneta. Eccolo qui, non so se riuscite a vedere il marchio, comunque la borsa, la busta si è letteralmente disintegrata perché quando sono andata al centro commerciale a comprarla pioveva e quindi questo è il risultato. Ma ragazzi, questa è tra l'altro la mia prima borsa Bottega Veneta di sempre, di questo marchio se non sbaglio solo gli stivali, quelli che sono comodissimi ma scomodissimi, cioè sono comodissimi da indossare ma con le calze giuste e sono molto scomodi invece da mettere e da togliere, però è un brand con cui un po' un rapporto di amore e odio, ma per questa il rapporto sarà soltanto d'amore, ve lo posso garantire, anzi strappiamo tutto direttamente. Sono andata al negozio, anzi al counter in realtà, perché qui abbiamo sia il negozio che il counter, ma il counter è molto più vicino a me, quindi sono andata al counter e non mi aspettavo di trovare tutte le colorazioni possibili, immaginabili. Questa era quella che desideravo e l'ho trovata anche di un altro bellissimo colore blu. Adesso ve lo faccio vedere, questa è la dust bag, avrete già capito che si tratta di una borsa, naturalmente, se mi conoscete. Sapete che la mia collezione di borse si sta ingigantendo inesorabilmente e esponenzialmente, ma non potevo farmi scappare questo modello. Lo so, è un modello di borsa che si vede tantissimo. Come sapete, mi piaceva anche l'altra borsa Bottega Veneta, anche quella molto conosciuta, però mi sembrava un pochino troppo piccolina per il mio fisico, non mi convinceva tantissimo, mentre questa la vedo molto molto meglio. Ho voluto prenderla di questo verde perché di questo colore non ho nessunissima borsetta. E devo dirvi la verità, è parecchio. Allora, non so come si apre intanto. Ok, ci ho appena messo una vita per capire come aprire questa borsetta. Stavo onestamente per strapparla, tipo, poi ho visto che va fatta scivolare verso il basso e poi di nuovo verso l'alto per richiuderla. Un pochino
complicata. Comunque questa è la borsa, naturalmente non ho idea del nome del modello che vi metterò sempre qua sotto. Devo dirvi che è un bel po' pesante, questa cosa la sapevo, ma mi piaceva troppo, troppo, troppo come modello. La catena di questo dorato, non troppo chiaro, non troppo scuro, insomma, mi sembrava troppo troppo bella, e quindi sono molto felice che questa sia ufficialmente la mia prima borsa di questo brand. È parecchio spaziosa, devo dire, all'interno, insomma, non è una borsetta piccolina, e l'ho vista anche in altre colorazioni, l'ho vista in colorazione blu, bellissima, l'ho vista in beige, bellissimo, purtroppo non c'era un beige più rosato, il beige che avevano era un pochino troppo giallognolo come sottotono, io avendo un sottotono rosato devo stare attenta ad avere solo beigeolini o cipria che sono un pochino più freddi come tonalità, quella era troppo calda per me, anche se molto molto bella, però appunto se avete un sottotono diverso dal mio ve la consiglio. Comunque tutte le colorazioni che ho visto erano una più bella dell'altra, ma appunto alla fine mi sono decisa per quella che avevo in mente di prendere prima di entrare nel negozio, e appunto di questo bellissimo verde smeraldo, forse sì, un color verde smeraldo. Si può indossare sia semplicemente qui perché c'è questo manico più corto, oppure naturalmente a braccio, diciamo a spalla, con la parte più lunga della catena. È troppo corta, credo, per essere indossata, vediamo, no, si può indossare tranquillamente in realtà anche crossbody, e se ci riesco io che sono molto alta sicuramente è fattibile per tutti. E quindi ragazzi, appunto, adesso vi ho presentato la mia nuova baby, e adesso soprattutto devo far spazio nella mia collezione di borse per mettere le mie due nuove new entry. Quindi ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti pazzi e le novità che mi sono arrivate dalle aziende nell'ultimo periodo. Spero che vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio gigantesco ragazzi, fatemi mettere via la borsa che vi devo dare subito, un abbraccio gigantesco perché mi è mancato potervi dare gli abbracci. Venite qua ragazzi, abbraccio fortissimissimissimissimo, e io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. Ma ciao.